Ultime trattative sulla manovra attesa in commissione al Senato, convocata per domani per l'inizio dell'iter parlamentare, ma tra le forze di maggioranza restano ancora le distanze. Subito dopo il Consiglio dei Ministri ci sarà proprio un vertice alla presenza della Premier Meloni e dei suoi due vice, Tajani e Salvini, per sciogliere i restanti nodi, a cominciare dalla cedolare secca sugli affitti brevi che il governo vuole portare dal 21 al 26%, anche se solo dalla seconda casa in locazione. Sul punto Forza Italia continua a fare le barricate. Altro tema riguarda il taglio del canone RAI da 90 a 70 euro, una delle battaglie della Lega che invece non piace agli azzurri, anche per le ripercussioni che si potrebbero avere su Mediaset per quanto riguarda la pubblicità. Infine il capitolo pensioni, il ritorno a quota 103, fortemente voluta dal Carroccio, non piace anche in questo caso a Forza Italia, che vede invece compromessi gli aiuti ai dipendenti pubblici. Assolutamente non ci sono problemi mai nella maggioranza, stiamo lavorando bene e stiamo ragionando tutti su come far quadrare i conti, in particolare il ministro Giorgetti, che credo che insomma in questi giorni sia molto molto indaffarato. Nel pomeriggio altro tema, torna la riforma costituzionale con il premierato in vista della CDM di venerdì. Si tratta di una riforma di 5 articoli per l'elezione diretta del premier. Non verrebbero toccati i poteri del Colle, non viene prevista la sfiducia costruttiva, ma una norma anti ribaltone per garantire continuità all'esecutivo.